L'aria del Natale sembra far bene al Pescara che, dopo aver battuto il Grosseto, supera anche la Pistoiese per 2-0, guadagnando altri 3 punti d'oro che permettono al Delfino di restare aggrappato al 5° posto. Vittoria meritata per gli abruzzesi, apparsi concreti e concentrati al cospetto dei toscani. Auteri conferma per 10 undicesimi la squadra vittoriosa a Grosseto con l'unica variante di Drudi. Gli ospiti rispondono con il 3-5-2. In avanti c'è l'ex chietivano Pinzauti, ex Teramo, va in panchina. Nel freddo pomeriggio dell'Adriatico si gioca di fronte a poco meno di 2.500 spettatori, record negativo stagionale. Parte in maniera aggressiva la squadra di casa, pur senza pungere dalle parti di Crespi. Al 18° si infortuna però Drudi per una botta al setto nasale dopo un contrasto con Vano. L'ex Cittadella resta fuori per diversi minuti prima di tornare in campo. La fisicità degli ospiti crea qualche problema al Delfino, che attacca con Crespi, però mai chiamato al lavoro. Pescara meno brillante rispetto alla gara di domenica scorsa, con l'estremo toscano che però la fa grossa, facendosi rubare al 27° il pallone da Ferrari, che poi rimette al centro per Diambò, che di potenza e di rabbia mette il pallone in rete per il vantaggio abruzzese. Fa festa il baby biancazzurro alla prima rete in stagione. L'1-0 locale costringe ora la Pistoiese a spingere con al 39° il palo che salva Sorrentino su incornata di Ricci. Passa qualche istante, gli arancioni trovano il pareggio con Gennari, ma Villa annulla per azione fallosa di Vano su Sorrentino. L'ultima emozione di Marca Pescara negli ultimi istanti del primo tempo, con Ferrari che in area fallisce incredibilmente il 2-0. Nella ripresa nel Delfino c'è ingrosso per Drudi con gli ospiti più propositivi. Il Pescara attacca alla ricerca del gol del raddoppio. Auteri però non è soddisfatto e al 22° effettua un triplo cambio con l'ingresso sul terreno di gioco di Chiarella, Rauti e Memusciai per Dursi, Diambò e Ferrari. Al 27° Rauti cade in area toscana dopo un contrasto di gioco con Villa, che lascia però proseguire con ampi gesti. Al 34° lo stesso attaccante, su assist di Pompetti, di potenza in area, mette la palla alle spalle di Crespi, segnando il gol del 2-0. Festa grande in casa Pescara, con la gara che si mette ora in discesa, visto che poi Chiarella al 35° sfiora il tris. La Pistoiese non ci sta e al 38° con Gennari di testa va vicino al gol del 2-1, ma Sorrentino para a terra. Il finale di partita questa volta non regala sofferenze di sorta. Prima dei 5 minuti di recupero, la festa biancazzurra per 3 punti che portano il Pescara a quota 28, a una settimana dalla gara di Imola.